Ecco, mi presento, sono Battiston Fioravante, sono iscritto alla CGIL dal 64, sono stato membro della commissione interna in Aurora Aguilera come sindacalista di base, lo sono stato finché sono andato in pensione, insomma. E quindi posso dire una cosa, cioè tutte le conquiste che sono state fatte perché praticamente sono stati coinvolti tutti, come è stato sulla questione dell'acqua, per esempio, anche una buona parte dei cattolici ha firmato. Il mondo cattolico è stato coinvolto, diciamo, no? Perché c'erano all'interno del comitato delle associazioni. Anche, e quindi sappiamo, come è stato detto anche prima, che l'unione fa la forza. E dico questo, siccome ognuno di noi, penso, tranne qualcuno forse, è all'interno di qualche organizzazione, o sindacale, o politica, o non so, ecologica, o... e quindi dico, no, è giusto che ci troviamo e che tutto il mondo partecipi appunto per salvaguardare quelli che sono i diritti e i beni fondamentali, insomma, no? Perché sappiamo che purtroppo il capitalismo non pensa certamente al bene del cittadino, ma pensa soltanto alla sua tasca. E quindi qui, per dire, dobbiamo fare delle scelte ben precise, cioè secondo me dobbiamo partire dal concetto che non ci deve essere meno Stato più mercato, ma viceversa, meno mercato e molto più Stato, perché lo Stato sono i cittadini e quindi i cittadini devono tornare ad essere protagonisti con i loro saperi. Ho piacere di aver sentito che ci saranno poi dei corsi di preparazione per chi poi andrà a fare, cioè per poter presentarsi, diciamo così, alle amministrazioni con una nostra proposta come coordinamento, diciamo, no, come comitato, diciamo, non so come lo chiameremo, coordinamento, comitato, come si chiamerà, però insomma che possiamo così essere propositivi con i nostri documenti da presentare alle amministrazioni, perché se non facciamo delle proposte valide e che siano coerenti con quello che noi pensiamo, chiaramente non andiamo da nessuna parte, insomma. Però secondo me dobbiamo avere le idee chiare e partire da un concetto ben preciso, appunto, del bene comune, che tutto è bene comune. Prima hanno citato qua lo Statuto dei diritti dei lavoratori, la legge 370, e l'abbiamo conquistata perché? Perché tutte le organizzazioni sindacali, compresa le ACLI, la CISL, la UIL, e tutte le organizzazioni anche partitiche che erano comunque presenti anche da parte cattolica all'interno del movimento operaio, no? E secondo me bisogna che noi creiamo quel clima e che quindi noi dobbiamo, ognuno per la propria parte, convincere chi abbiamo vicino a noi e che oggi la pensa diversamente, credendo che poi il bene comune sia una cosa così astratta, e invece dobbiamo convincerli che purtroppo, perché noi oggi siamo dentro una struttura qui, no? Sappiamo chi è il proprietario e sappiamo, io non dico, sappiamo che forse questo proprietario è un evasore fiscale. Forse, io dico forse, perché... No, l'ho buttata lì. No. Vi ringrazio.